vedo che faccio magia alla gente e più vedo che gli spettatori a cui faccio magia perdono e non hanno più voglia di sognare. Ciao ragazzi, ho voluto fare questo video per parlare di una cosa molto importante, da come avrete visto anche dal titolo, perché effettivamente è da un bel po' che più vedo che faccio magia alla gente e più vedo che gli spettatori a cui faccio magia perdono e non hanno più voglia di sognare. E questo perché? Perché secondo me d'ora in poi stiamo entrando in un periodo in cui la gente si sofferma molto di più sul pensare a come abbiamo fatto quell'effetto e non si godono il momento. E secondo me questa cosa è una cosa sbagliatissima, perché il nostro compito, il compito di noi maghi, è esattamente quello di far passare l'emozione. Io ho iniziato a fare magia proprio per questo motivo qua. Io ho iniziato a fare magia perché mi è stato fatto un gioco, un effetto di magia. Ero in vacanza studio con la mia scuola e questo ragazzo al ritorno in aereo mi fa questo gioco e mi ha sorpreso. Io quel giorno ero anche triste perché mi era successa una cosa brutta e mi ha fatto spuntare un sorriso. E io da quel giorno mi sono detto: ma perché non inizio anch'io a fare magia? Oltre al fatto che ovviamente mi era strapiaciuto l'effetto e ho detto: ti prego spiegamelo, perché dopo parleremo anche di questo. Però ho detto: voglio lasciare quell'emozione là a tutte le persone a cui voglio fare magia nel futuro. Voglio far provare la stessa sensazione che mi ha fatto provare lui quel giorno. Era un momento triste, buio, cupo per me. E ho sorriso, grazie a una cavolata. No? Invece, quell'argomento che volevo trattare prima, su cui mi sono soffermato 2 secondi, è che, secondo me, siamo veramente messi male. Perché non è possibile che noi ci impegniamo nel far passare un qualcosa e poi la gente ci viene a dire: siete bravi con le mani, siete veloci, fammi sapere com'è, questo e quest'altro. Aspetta, sul quarto punto mi soffermo bene, perché ci sta a sapere come abbiamo fatto, la curiosità del sapere come, cosa c'è dietro. Perché ci sta? Perché se un ragazzo, una persona a cui faccio un determinato trucco, per esempio, vuole sapere come è stato fatto. Ma cavolo, me lo chiede un giorno, me lo chiede il secondo giorno, me lo chiede un terzo giorno. Cavolo, ma io glielo dico. Perché vuol dire che quella persona è interessata. E poi mi piace svelare, perché, cioè, mi piace svelare, oddio, faccio tutorial su YouTube, quindi è una community che si va a creare di persone che vogliono imparare la magia. Poi, ovviamente, mi piace di più lo spettatore che mi dice: no, 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 non lo voglio sapere, mi voglio vedere il momento. Mi è successo forse una volta. Però, cioè, quello che ho detto all'inizio è veramente spaventoso, perché stiamo arrivando a dire: voglio sapere il trucco e non mi voglio godere il momento. Ma allora che senso ha? E io infatti vi voglio lasciare proprio con questo quesito, no? Volevo fare questo video proprio breve breve perché volevo chiedervi voi cosa ne pensate, ma per favore condividete questo video, ripubblicatelo, vi prego, vi lascio qua il mio link su Instagram, taggatemi, vi vado a vedere il vostro profilo, faccio quello che voglio, però vi prego raga, fate girare questo messaggio a tutti i vostri amici maghi, perché non è una cosa bella. Ha un lato positivo questa cosa e ha un lato negativo. Più negativo che non, però. Perché veramente lo scopo della magia è proprio questo: far passare un qualcosa come vero, come qualcosa che esiste. C'è chi crede in Dio e chi non crede in Dio. Ma chi riesce a trasmettere e a far credere in ciò, ovvero la Chiesa, è tanta roba. Quindi, veramente, ragazzi, condividete e fatemi sapere la vostra. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!